Susanna Moccia, forti ma nei progetti e non nei poteri. Sempre forti, diciamo sempre che bisogna avere grande ottimismo, ma per avere l'ottimismo bisogna anche avere grande forza e grande determinazione. Penso che il Presidente Gai nella sua relazione ci abbia dato ancora più forza nel voler andare avanti, nel non arrendersi mai, non abbattersi, ma credere in quello che facciamo, continuare a farlo con il cuore e portare alta la bandiera della nostra Italia. Siamo noi che creiamo valore, siamo noi che diamo sostanza ai valori, non perché siamo detentori di un potere forte, ma perché siamo interpreti di una visione forte, perché merita il potere solo chi ogni giorno lo rende giusto. Termina con queste parole il manifesto di Capri 2016 presentato da Marco Gai, presidente nazionale dei giovani industriali italiani, davanti alla prestigiosa platea dell'Hotel Quisisana. Visionario, orgoglioso, coraggioso, resiliente. Questa è l'armatura che dovrà indossare l'imprenditore 4.0 se vorrà fare i conti con l'era dell'automazione che è alle porte. Umanoidi col senso del merito e del profitto. Lo dice Gai, lo annuncia il governo, lo ripete Boccia, capo di Confindustria, lo sentenzia la nuova legge di bilancio. Ma qui a Capri ci sono forti progetti o sono questi i poteri forti? Ci sono sicuramente forti progetti, energia, chi ha visto, ha sentito e ha parlato con i ragazzi anche solo sul palco ieri capisce che c'è una visione di voler fare le cose, di voler investire nel proprio territorio, crescere e contribuire al fatto che l'Italia diventi più grande e più forte. Quindi noi vogliamo vedere i prossimi anni lasciando da parte gli alibi di quelli che dicono non si può fare e che spesso usano l'alibi dei poteri forti. Questa legge di bilancio la convince? Devo dire che la manovra della legge di bilancio e tutta la parte che riguarda la manovra industria 4.0 ci convince molto. Può portare l'industria italiana a fare un balzo in avanti 10 anni, favorisce e sostiene gli investimenti, quindi noi siamo i primi che dobbiamo metterci in discussione, ma verso un'industria che cambiando può competere di più, deve competere di più e soprattutto può valorizzare tramite l'innovazione il grande patrimonio che abbiamo che si chiama Made in Italy. La manovra, diciamo, è nel metodo, l'abbiamo già detto, è più che condivisibile, rientra in una che è la cosiddetta politica dei fattori, non sceglie i settori ma comincia a definire un'idea di politica economica diversa e moderna per il Paese. Ci sembra che va nella direzione auspicata, chiaramente sono strumenti selettivi con risorse non rilevanti dato il debito pubblico che abbiamo. La legge di bilancio regola la vita economica di un paese. Non possiamo oggi dire con cognizione di causa se l'Italia stia messa meglio o peggio di qualche anno fa, o se nulla sia cambiato in termini di crescita, sviluppo, impresa e innovazione. Bisogna aver fiducia, dicono gli addetti ai lavori. Ma scrutando i volti della platea caprese e ascoltando le loro riflessioni, si capisce che una dose di ottimismo non basta più affinché le tare ancestrali di questo paese spariscano. Manca la questione legata alle crisi aziendali, c'è un avviso comune che abbiamo fatto con i sindacati, manca la partita su tempi della giustizia e semplificazione, cose che si possono affrontare chiaramente subito dopo la legge di bilancio. La legge di bilancio, come abbiamo detto, è un primo passo, ma sicuramente è un passo importante. Dobbiamo però continuare a costruire un paese diverso e cambiare il paese in chiave moderna e nella logica di una politica economica che sottopone l'interesse della questione industriale. Ricordiamolo che siamo il secondo paese industriale d'Europa dopo la Germania. Presidente, il suo intervento è stato una sferzata agli imprenditori e al governo? No, è stato un intervento che ha raccontato una storia, quella della Puglia, che non è certo il paradiso terrestre ma non è neanche l'inferno. È un luogo dove da qualche anno ci battiamo contro la criminalità organizzata, ci battiamo per costruire una cultura di impresa che favorisca il passaggio generazionale delle imprese, che tenga piccole e medie imprese accanto alle grandi senza fare scelte sbagliate dal punto di vista della dimensione della struttura e soprattutto creando quelle occasioni di investimento legate alle infrastrutture, ma non solo quelle fisiche che pure in Puglia sono presenti, non sto a fare l'elenco, ma la Puglia è una delle regioni più infrastrutturate, meglio infrastrutturate d'Italia,
Michele Emiliano non perde un colpo per far da contralto a Renzi. Quanta antipatia personale ci sia tra i due è noto, ma a frenare sulle slide eccitanti del Premier non è solo il governatore pugliese, quando si parla di soldi sempre più pochi destinati agli enti locali, o se si parla di imprese tartassate e sempre meno protette dallo Stato. Sono temi che ci consegnano un'Italia a due facce, o forse tante facce di un'Italia sola. Luna, luna, tu, luna caprese. L'Italia è molto discontinua, è molto difficile dare una definizione di come sta l'Italia. Potrei citarle questo dato: l'Italia l'anno scorso ha fatto il record di export, quinto surplus commerciale al mondo, però allo stesso tempo ha perso un quarto della sua base manifatturiera negli anni della crisi. Dunque non c'è un'Italia, ci sono tante Italie. E fa la namurra per una bugia. Ho recepito qui un clima molto positivo sulla parte della manovra che riguarda gli investimenti, che ha una dimensione senza precedenti e su cui gli imprenditori sembrano pronti a scommettere insieme a noi, con 20,4 miliardi di incentivi messi a disposizione nell'arco della legge di bilancio, incentivi automatici, quindi non burocratici, senza intermediazione politica, che danno la possibilità agli imprenditori di fare quello che è compito loro fare, investire e decidere dove e come investire. Vado al massimo! Vado al massimo, vado a gonfie vele. Renzi come Vasco Rossi va al massimo, va a gonfie vele. Si sente forte e consapevole della sua imbattibilità, come l'Achille più veloce di Omero. Ma davvero gli conviene? Su Bagnoli, per esempio, Matteo Renzi rischia di scoprire il suo tallone. Bagnoli, ci sono ancora ritardi. Bagnoli è una vicenda molto lunga e molto complicata, noi continuiamo a dare il nostro contributo che crediamo sia meritevole di un qualche apprezzamento e se possibile di una crescente condivisione. Se posso dare un segnale di speranza, speriamo che questa condivisione cresca. Quindi ci sono ancora problemi di intralci politici? Né intralci né politici, ci sono diverse sensibilità, diverse opinioni, spesso come sempre accade nel sud si passa più tempo a discutere di cosa si deve fare anziché tempo a far sì che le cose si facciano. Voglio proprio che cosa trovate di mancante? Cosa manca? Innanzitutto manca comprenderla meglio in questa sede, chiaramente sì, è chiaro che deve venire presto il 4 dicembre volendo rispondere perché se una riforma è stata decisa è importante avviare, diciamo, superare questa fase politica e avviarsi a un momento di governo insomma, più avviato sulle riforme. Per quanto riguarda la legge finanziaria dobbiamo capirla innanzitutto meglio perché è stato presentato poco in questa fase. Quello che è stato presentato in termini di supporto all'offerta, al lavoro, alla produttività è positivo. Come ha detto anche Marco Gai, crediamo che però l'impalcato, cioè la copertura anche, insomma, è da comprendere meglio, perché pensare ad una copertura che sia basata solo su una voluntary disclosure o sulla rottamazione delle cartelle ci fa paura e questo ci fa temere per il futuro su una manovra correttiva che chiaramente andrebbe tutta a spese nostre. Quindi è importante questo, è importante anche capire il famoso taglio del deficit che fine ha fatto nei programmi del governo, ma per una durabilità, per una sostenibilità, ecco, del piano Italia che crediamo sia avviato, ma dobbiamo capire meglio. Ecco. Chiaramente quello di cui noi abbiamo bisogno sono degli aiuti seri, questi aiuti seri noi li chiediamo allo Stato, lo Stato che non paga le imprese nei tempi stabiliti. Ieri ho chiesto appunto che lo Stato ricominci a pagare i crediti alle imprese perché ne abbiamo bisogno, noi paghiamo le tasse. Quanto tempo passa? Mesi, anni, a volte anche decenni, ancora abbiamo dei crediti decennali da incassare, è seria la cosa, anche perché poi come fa un'impresa a sopravvivere dopo tutti questi stati d'avanzamento maturati e mai pagati? Abbiamo bisogno dello Stato anche per quanto riguarda gli sgravi contributivi, per quanto riguarda le assunzioni, il lavoro nero non lo vuole nessuno, no? My town.
Ministro! Grazie, non spingete. In un contesto difficile come la Calabria del centro-sud è difficile fare impresa, ma tu hai raccontato delle storie di imprenditori che ce l'hanno fatta. È ovvio, ce la fanno, perché la mattina ci si sveglia, ci lamentiamo anche, ci lamentiamo, però poi non è solo la lamentela che costruisce, anzi, assolutamente. E la voglia di fare, ti rimbocchi le maniche, vai a lavorare, progetti forti, quindi voglia di fare. È difficile lavorare nel nostro contesto, al sud, in cui le difficoltà sono tante, però i progetti forti, l'ambizione, le capacità, le competenze ci aiutano ogni giorno a darci la forza l'un l'altro e a dire ce la possiamo fare. Ministro! Le valutazioni che fa la CGIL su questa legge di bilancio? Sono quelle che abbiamo detto, ci pare che sul terreno degli investimenti, del dare prospettive occupazionali ai giovani c'è troppo poco e quindi si sceglie ancora una volta una strada di delega alle imprese invece che di un progetto di creazione di lavoro da parte del paese. Barbagallo, invece lei? Più coraggio sugli investimenti, più coraggio per ridare potere d'acquisto ai lavoratori, ai pensionati e rifare conto. Tanto le piazze sono calde e continuerete ancora? Beh, credo che ci sia un problema noto a tutti, anche se si cerca di non parlarne. Ci sono più di 11 milioni di lavoratori che sono in attesa del contratto, sono i lavoratori pubblici che non hanno visto le risorse adeguate nella legge di bilancio e tante vertenze dei contratti privati, alcune delle quali aperte da più di 3 anni, quindi mi pare che ci siano tutte le ragioni perché i lavoratori aspettino delle risposte e soprattutto contestiamo una politica che pensa che essendo in deflazione dobbiamo fare una politica antinflazionistica. Visto che il ministro Boschi, non ci dimentichiamo, oltre ad essere ministro delle riforme costituzionali, anche ministro dei rapporti con il Parlamento, fare in modo che comunque nel quadro attuale di regole i provvedimenti che sono in fase di perfezionamento, ma anche quelli che comunque in via ordinaria il governo predispone per il Parlamento possano essere discussi, avendo il governo la facoltà e la possibilità di intervenire d'intesa con le presidenze delle Camere sul calendario dei lavori, di fare in modo che tutti gli atti necessari a dare concretezza alle cose che si stanno mettendo in campo vengano fatti rapidamente. Agrelli, il claim di questa giornata è forti progetti, non poteri. Tu da comunicatore che giudizio ne dai? Ottimo slogan, come d'altra parte tutto il convegno stamattina dà una forte carica, abbiamo sentito anche cose stimolanti per noi piccoli imprenditori, come finalmente sembra essere passato il concetto che non è più il pesce grande a mangiare il pesce piccolo e quindi a vincere, ma a vincere è il pesce più veloce, anche se piccolo. Ministro! Alcuni beffardi economisti hanno scritto che il valore del PIL del Sud Italia si calcola sul lavoro nero. Un girone dantesco dove sono collocati giovani bollati dall'incertezza, la frustrazione, la rabbia, al culmine dei quali c'è la rassegnazione. Non è un caso che da questo luogo oscuro i sondaggisti facciano man bassa in disfiducia verso la politica. La strana campagna per il referendum del 4 dicembre sulla riforma della Costituzione, che porta il nome del ministro Maria Elena Boschi, presente a Capri, consegna una generazione già stanca, usurata dalle promesse, che scappa via. E allora che cosa fare? Sarà un sì o un no alla riforma a scrollarci di dosso la paura del futuro? Gli industriali nel frattempo dicono sì. Se passa la riforma, che cosa cambia per voi? Sicuramente se passa la riforma, il referendum, semplificazione e stabilità sono i due punti chiave, quindi si può continuare
a guardare come piace fare a noi al prossimo quinquennio e non a quello passato. Ma per noi è determinante, perché la stabilità è una precondizione per un'agenda di medio termine di politica economica. Tra l'altro, una democrazia decidente è un valore per il Paese, e la conflittualità Stato-Regione, che verrebbe rimossa grazie al referendum, è un altro elemento. Per noi la chiave di lettura è prettamente economica. Sicuramente se passa il sì, si cambia in termini economici il Paese, lo si rende più moderno e aiuterà le imprese a crescere sicuramente in modo migliore. Ministro! Grazie, lo spingete. Da poco ha parlato Maria Elena Boschi, il passaggio sul referendum è stato importante. È stato importante perché credo che questa platea si renda conto di quanto è importante la riforma della Costituzione e soprattutto del titolo quinto. Credo che questi sono momenti importanti perché si guardano negli occhi i motori dell'economia, gli imprenditori e soprattutto i giovani imprenditori. Credo che l'Italia debba ripartire dalla riforma costituzionale e il ministro Maria Elena Boschi l'ha spiegato in maniera egregia. Ecco, poco fa Bersani in un'assemblea ha detto: il partito di Renzi, quello delle europee, è un film finito, ora tocca ad un nuovo segretario. A me farebbe piacere che si parlasse del Paese, non soltanto di Renzi. È un errore che stanno commettendo in continuazione ed in tanti. Questa riforma costituzionale dà uno slancio incredibile all'Italia. Io credo che noi non possiamo perdere questa occasione. Poi, quando si parlerà del segretario, si parlerà nelle sedi opportune, si farà il congresso del partito e si potranno fare le battaglie politiche contro Renzi. Ora parliamo dell'Italia e credo che la riforma costituzionale sia un'occasione imperdibile. E credo che i giovani industriali l'abbiano capito con degli applausi scroscianti. Detto che mandiamo i sindaci al Senato, non credo siano proprio sprovveduti. Io penso che dovrebbe essere obbligatorio che prima di andare al Senato o alla Camera si dovrebbe essere prima sindaco, fare il sindaco anche in un comune di 2.000 abitanti, secondo me. Non era un giudizio sulla qualità, era un giudizio sulla tempistica. Io sono consigliere comunale a Napoli, sì. E devo dire che svolgo un lavoro meno complesso rispetto al sindaco. Immaginare di poter fare quello, di poter fare anche poi il senatore, come lo sto facendo, perché faccio, sì, ma se si viene dal territorio, la politica, vabbè, è finita proprio perché si è allontanata dalla, però tutti i deputati e senatori sono stati eletti direttamente fino ad oggi. Non vi occuperete soltanto di questioni locali, ma anche di trattati europei, quindi di normative riguardanti l'immigrazione, la difesa comune, la lotta al terrorismo. Ma siccome i migranti vengono da noi, penso, sì, che sappiamo, capito, che cosa dire là. È giusto però farlo con un'investitura democratica. Io dicevo questo, se lei si sente. Ma adesso siamo gli unici a essere eletti direttamente, sì, poi nessuno più, né deputato né senatore. Per fare senatore. Quando troverete il tempo per fare anche senatore? Ma quando si sa fare si trova il tempo, quando si sa fare il mestiere si trova. E come dagli torto al buon sindaco di Capri, che rivendica il primato della rappresentanza diretta, i voti presi ad uno, casa per casa, le preoccupazioni e la responsabilità che ha nel risolvere quotidianamente i problemi della comunità che lo ha scelto. E facendo questo, un politico forgia le sue capacità per acquisirne sempre di più importanti. L'orgoglio del sindaco è la sconfitta della politica di oggi, ed è per questo che questioni delicate, come la modifica dei valori fondanti della propria nazione, spesso tracimano in battaglie di risentimenti. Quel che serve allora è il pragmatismo, la verità, la semplicità, una fiducia della ragione oltre che del cuore, recita così il manifesto di Capri. E questa si ricostruisce a partire dall'economia reale, da chi fa impresa e lavoro, dai tanti che si rimboccano le maniche per fare del proprio talento il proprio mestiere. Da Capri è tutto, buona fortuna Italia! Fate Francesco per una volta per un tema.